L'intervento di realizzazione del campo per lo spargimento delle ceneri, che ci permette di essere una delle primissime città italiane ad offrire questo servizio dopo Bologna, è stato anche l'occasione per realizzare dei nuovi servizi igienici e soprattutto di dare uno spazio che non era solo relativo al gesto dello spargimento ceneri, che abbiamo interpretato architettonicamente con un tratto di grande raffinatezza, ma ci ha permesso anche di intervenire dal punto di vista della monumentalità del sito attraverso il perfezionamento del paesaggio in un punto in cui l'occhio si ferma e trova degli elementi architettonici e paesaggistici che naturalmente inducano, almeno questo è il nostro obiettivo, ad una maggiore serenità. Il cimitero monumentale della nostra città ha comunque un considerevole patrimonio di rilievo architettonico e artistico, al quale da sempre dedichiamo investimenti e sforzi affinché venga mantenuto in buono stato, ma soprattutto venga anche valorizzato. Abbiamo qualche anno fa restaurato la chiesa e da poco abbiamo deciso di intervenire con un restauro di alcune arcate che appunto rappresentano un'architettura pregiata e hanno delle decorazioni che dal punto di vista artistico sono interessanti. Ogni tanto interveniamo anche su alcune statue e quindi cerchiamo in questo modo di valorizzare un sito che, al di là delle sue componenti emotive, ha anche un significato per il nostro patrimonio. Tant'è vero che, come fanno molte città europee che hanno dei cimiteri monumentali, cito Parigi per tutte, potrebbe essere un luogo che turisticamente può essere interessante da visitare.